Questo figlio, cosa gli dice signore in questo 25esimo? Che c'è a dire? Le auguro un altro 25 anni. Suggerisco io, al 50esimo andiamo a trovare a Roma? Giusto. Come voleva sempre lui. E allora, il fratello, vai. Che ci dice? Di dire qualcosa? Digli qualche cosa, vai. Che possa fare per come ha fatto finora? Il sacerdozio, possa condurre come ha fatto fino ad ora il sacerdozio. Tanti auguri Filippo e altri 50 anni di buon sacerdozio. Speriamo che diventerai papa, chi lo sa. Infatti a Roma dobbiamo andare. A Roma dobbiamo. Allora? Ciao zio Filippo, zio Filippo. Ciao zio Filippo. Io non sono qua per parlare di me. Io sono qua perché approfittando di questa situazione di quello 25esimo, soprattutto noi sacerdoti, possiamo riflettere e ricordarci di questo grande dono che il Signore ci ha fatto. Vedete, credo che per Don Filippo e Don Stefano questa è una giornata particolare, perché quando ci si ferma a pensare quello che si sta vivendo nel giorno dell'anniversario, credo che nel cuore, nella testa di loro, ma anche nella testa nostra, se noi riuscissimo a immaginarsi che per noi ogni giorno è perché ogni giorno il Signore ci dice di sì, e ogni giorno dico a lui il mio sì, quell'anello che ci ha appressato, io ci ho sfidato, ed è per questo che ogni giorno diventa dono e diventa incontro con lui che mi ama. E nella testa di Don Filippo, di Don Stefano, di noi preti, anche sto quanti incontri, quanti dolori, sorrisi, quante attese, quante paure, quante lacrime, quante stanchezze, stanchezze fisiche, anche stanchezze del cuore, quante incomprensioni e quante indifferenze. Carissimo Padre Vescovo, carissimo Don Filippo, il nostro essere qui, rappresentanza della parrocchia Santa Maria del Tirrenio in Alessandria della Rocca, ha un senso e un valore. Nella parola grazie. Grazie che Cristo che ci ha eletti e prediletti per essere segno della sua gloria. Grazie che Cristo che ci chiede di continuare a spezzare il pane e la sua memoria. Ho voluto, ho desiderato ardentemente di mangiare questa base quanto vuole. Credete, sorelle carissime, sono queste le parole del Signore Gesù che mi sono attirate veramente in cuore quando ho pensato a questo mio intervento al termine di questa celebrazione eucaristica giubilare del 25esimo della mia ordinazione presbiterale in quella del mio gemello nostro. Sono tutte un po' veloce. Sì, ho desiderato ardentemente vivere questa Eucaristia memoriale della Pasqua del Signore con voi, principalmente per tre motivi. Primo, chiedermi di unirmi alla mia lode e un ringraziamento al Signore per volermi il dono del mistero, che senza alcun mio merito mi ha amato, chiamato, consacrato, inviato a servire i fratelli, perché tutti conoscono l'amore del Padre. Secondo motivo, chiedere ancora di confortarmi
motivo desideravo ardentemente celebrare questa Eucaristia con voi per confidarvi che tutto ciò che sono, tutto ciò che ho fatto con questi 25 anni di ministero è merito del vostro sostegno, della vostra vicinanza, del vostro affetto, della vostra preghiera, della vostra intelligente collaborazione, del vostro inestimabile aiuto. In questa lettera di condoglianza sono qui a lodare il Signore per tutto il bene che ho ricevuto. E ho una domanda e una proposta da fare. Una domanda: che cosa posso rendere al Signore per quanto mi ha dato? Salmo 115. Alzerò della salvezza e invocherò il nome del Signore. Perché per me stare un giorno di viaggio del Signore è più che mille anni altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende del Dio. Fratelli miei carissimi, mi piace ancora confidarvi che nonostante molti miei limiti sono ancora contento di essere sacerdote come il primo giorno. Forse anche e di questo voglio ringraziare il Signore che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E con l'affetto di predilezione, come canta la prefazione della Messa Crismale, mi ha scelto tra i fratelli e mediante l'imposizione delle mani, fatto il partecipe del suo sacro. E ti chiedo, fratelli carissimi, di pregare per me e per tutti i sacerdoti, perché possiamo sempre come modello di Cristo dando la vita per noi e per i fratelli e conformandoci al Maestro Divino possiamo rendere testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Allora, sciacca città di pescatori, pescatori anche di uomini, Don Filippo uno di questi che celebra il 25esimo, onorevole Marinello. Sì, Sciacca è una città affidata alla Madonna del Soccorso. La Madonna del Soccorso è il comune denominatore che accomuna tutta la città in un grande atto di fede, e questo atto di fede produce grandi sacerdoti e ha prodotto grandi sacerdoti. Don Filippo è uno tra questi ed è grande nella sua semplicità, nella sua capacità comunicativa, nella sua allegria. Allegria nel servire il Signore e allegria soprattutto nel comunicare al suo popolo la grazia del Signore. Ma le auguro un mondo di bene, veramente è un di cuore perché, per quello che fa, soprattutto per la nostra comunità. E allora benvenga questo esempio di rettitudine, di serietà, di costanza e di abnegazione. Sono degli esempi positivi che riempiono il cuore di speranza. Vogliamo ricordare l'oratorio, okay. L'infaticabile lavoro che ha fatto per l'oratorio, per la Chiesa. Per le famiglie, ci ha educato, stare in chiesa. Per altri 50 anni sacerdozio, ricco di carità, di opere bene, di bene, tutto.